Ciao a tutti ragazzi and welcome back to AV React Show. Okay, for this video I want to react in Italian, okay, but I'll put subtitles in English so you all can understand me, okay? Allora ragazzi, per questo video voglio assolutamente fare una reaction in italiano perché è una canzone molto molto particolare e voglio esprimermi nel modo più giusto a questa canzone. Allora, prima di iniziare, grazie a Turkish Rap with Subtitles. Grazie perché veramente gli ho fatto questa richiesta, come vedete, I'm a friend, can you make a lyric video of Ezhel, Olay? E lui lo ha fatto. È veramente un grande, quindi andate sul suo canale, ragazzi, e iscrivetevi perché veramente è un ragazzo, veramente un hard worker, uno che si lavora sempre, quindi merita il massimo rispetto da parte mia. Quindi andate, vi lascio il link in descrizione, andate a dare un'occhiata alla sua pagina perché veramente porta delle canzoni interessanti. Allora, me l'avete chiesto in tanti, Ezhel Olay, mi dite che sia su Sam, tu, mi dite che sia uguale più o meno, quindi sono molto molto curioso di questa canzone qua. E quindi ragazzi partiamo subito con questa canzone. Ok. I already make a reaction to this song, Olay, but YouTube says it's too violent video, the video that Ezhel put on YouTube, so you cannot react to this video because you are underage public, etc, etc. So, and I don't understand the words, so now I can give you, perché sto parlando in inglese, sorry, adesso vi posso dare un feedback al 100% ragazzi, perfetto, perché posso capire le parole e tutto. So let's start it, let's go. Her gün yeni olay. Dile kolay, kolay, kolay. Ragazzi, per quelli che dicono che Ezhel sia un sia un old school piuttosto che c'è da dire che il suo flow è pazzesco, ragazzi. È pazzesco. Dile kolay, kolay, kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoia, beynim vermez onay. Derler o. Tutto quello che per te, whatever is abnormal, for me is becoming normal. Tutto quello perché per te che è abnormale, per me è diventata naturale. Parla della situazione in cui si trovano, perché c'è da sapere che comunque la Turchia e le persone turche sono molto patriottiche verso il proprio paese. Quindi anche i cantanti, la canzone Su Samam che io vi ho portato, è una canzone che ragazzi sono uniti 10 cantanti, 15 quelli che sono, e cantano contro tutto. Violenza delle donne, quella dei animali, i giudici, la politica, parlano di tutto perché sono veramente, amano il proprio paese ed è questa una cosa veramente unica, ragazzi, unica. Dai, partiamo con Ezhel Olay. Allora ragazzi, mi raccomando, scusate se interrompo, però io questa canzone la devo ascoltare passo dopo passo. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa è successo, perché io so che lui canta adesso questa Olay per qualcosa che è successo in generale, per la politica e tutto, ma è successo qualcosa di specifico che ha scatenato lui questa voglia di realizzare questa canzone, o è semplicemente un modo di ribellarsi come ha fatto la canzone di Su Samam? Partiamo ragazzi. Olay, 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 zombie. Tüm gözler bende, etrafımda 10.000 insan sanki zombie.
Ok, lui dice, sono circondato, chiunque vicino a me sembra uno zombie. Perché? Perché dice così? And of thousands like zombies. İnsan sanki zombi, kafa güzel, alkol fondi, Berlin kotti, İstanbul Monti, başkent otu. Okay, sorry. Berlin kotti, İstanbul Bomonti, capital Metu, Quito, Ostin. Come mai abbiamo, perché Berlin? Istanbul Bomonti, capital Metu. Ok, questo è difficile da capire, ragazzi. Lasciatemi nei commenti, mi raccomando, che sono veramente molto molto curioso. Perché? Cosa c'entra Berlino con tutto questo, con questa canzone? Partiamo, ragazzi. Ok. The whole world. The hard one in my home. Alem dünya gece kondu. Çok bu. Yüksek bir zihnim kokpit. Her yer polis. Her yer zarbo. Her gün olay. O halde yapalım o hal. Halkım kobay bir psikopat. Olmamak için bir sebep yok. O yüzden çal ve kopar. Ben de kuruş sen de tomar. Çıkar olay. Sık atom. Ragazzi, questo veramente, questo è fare rap come gli anni 90 in America. Qua siamo tornati con questo tipo di rap che stanno facendo, come gli anni 90 in America, in cui c'erano delle ingiustizie contro le persone di colore e tutti i cantanti più famosi al mondo si sono uniti e cantavano contro, davano la voce al proprio popolo, alle proprie persone. Ricordiamoci la canzone di Ice Cube con Eazy-E, Fuck the Police, che era contro, che la polizia ai tempi era contro le persone di colore, quindi loro davano una voce, erano un po' più aggressivi, certo, erano altri tempi, però c'è da dire che i rapper russi mettono la stessa energia, se non di più, per dare una voce a chi una voce non ce l'ha, e questa è una cosa veramente stupenda, ragazzi. Let's go. Par bende kuruş sende tomar. Çıkar olay. Sık atoma suyu işin suyu çıkar. Ölür memur ölür çocuklar. Yaşa çıkar. İsteseler biter ama sanma kimse çıkar. Bununla başa çünkü kazandırır para olay. Okay. The other of the matter cause the incident brings money. Okay, lui dice olay. Incidente, ma nessuno importa gli incidenti perché gli incidenti portano soldi. Ovviamente si sta parlando di incidenti di guerra, non sta parlando di incidenti di auto. Ragazzi. Her gün hep aynı haber, yine bir tecavüz taciz, magazin olay ister, ünlüler olur havadis. Herkes yalnız, herkes birine düşman. Nereye baksam kavga, nereye gitsem olay. Her gün yeni olay. Dile kolay, kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Hey, come on. Allora ragazzi, ritorniamo sempre allo stesso punto, magari questa reazione diventerà anche un po' noiosa, diciamo, perché sto ribattendo gli stessi argomenti per lo più, perché per me è importante ed è fondamentale che capire bene questa canzone, perché ascoltare questa canzone, ascoltare il ritmo e non dar peso alle parole vuol dire non ascoltarla, perché veramente quello che si dice bisogna analizzarlo, perché il ritmo qua, il ritmo, la traccia e tutto va in un altro modo. E non è una canzone testata piuttosto che il rap normale che lo puoi. Qua devi dare importanza a quello che dice. Allora ragazzi, partiamo.
için vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar, oldu kolay. Dile kolay, kolay kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar, oldu kolay. Mi sarebbe molto molto piaciuto vedere Ezhel nella canzone di Susama. Mi dicono che stanno per fare un Susaman Part 2. Ragazzi, sarebbe una cosa pazzesca. Io sarò qua in qualsiasi ora del giorno o della notte uscisse quella canzone lì. Io sarò il primo, ve lo assicuro, il primo a fare una reaction su quella canzone. Il primo su YouTube, in maniera più assoluta. E spero che ci sarà dentro Ezhel. Spero che sarà dentro Cesa, spero che saranno dentro questi livelli di cantanti. Così per dare voce ancora più forte a quello che hanno detto nella prima canzone. Partiamo. Olay, 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 olay. Flash, flash, paparazzi, like, tweet, sana lalem ego. Olayımız bu. O yüzden nereye gitsek olay oluruz olay. Bizimle olayımız bu. Sokağa çıkma yasağı. Aramızda çıksın olay isterler işine yarar bir. Allora, facciamo come highlight, ok? Sokağa çıkma yasağı. Aramızda çıksın olay isterler işine yarar bir dop olmadığından dolayı. Biz kimiz nereden geldik her insan kafa yorar. Aslında bütün olay Euroleer ve dolar. Çıkar olay kan dökmek anlaşmaktan daha kolay. Bir mermi kurşun bir çiçekten daha ucuza solar. Bir bomba sanki tüy gibi düşer de yalnız asla. Sokakta tayfa. A bomb falls like a needle, but does not burn. Ezhel, 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 Ezhel. Ragazzi, mi raccomando, lasciatemi nei commenti. Ezhel, io lo conosco, ma non tantissimo, è uno che scrive tutto da sé, è uno scrittore molto bravo. Fatemelo sapere nei commenti, perché questa canzone qua, ragazzi... Sanki tüy gibi düşer de yalnız asla. Sokakta tayfalarla üçüncü sayfalarda yine olay. Dile kolay, kolay kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Derler oha nasıl yaptım sorar, oldu kolay. Dile kolay, kolay kolay. Nerede ne anormal artık bana gelir doğa. Paranoya, beynim vermez onay. Come on, ragazzi, stupenda questa canzone, ragazzi, stupenda. Oltre ad essere bellissima nelle parole, oltre che dare un messaggio così forte alle persone, è anche bellissimo il ritmo e il flow che lui canta. È pazzesco, ragazzi. Mi piace molto, Ezhel. Mi piace veramente molto, molto. Madde kullanımına özendirmekle alakalı olarak şarkıları üstünden you were actually incarcerated because of the music you had put out. Oh my god, ragazzi. Oh my god. Che canzone. Che canzone, ragazzi. Bisogna essere anche dentro certi argomenti per capirli bene, però mi raccomando, o voi che mi date una mano, quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa canzone. Per me il ritmo è pazzesco, la canzone è pazzesca, anche il messaggio è veramente stupendo. Quindi lasciatemi nei commenti voi cosa ne pensate di questa canzone, ragazzi. Per questo video è tutto, mi raccomando, seguitemi sul mio canale Instagram, l'ho appena aperto, quindi se volete contattarmi scrivetemi pure lì. E in più non vi scordate, ragazzi, andate da Turkish Rap with Subtitles by MCK, perché veramente, ragazzi, mi sta aiutando molto nel campire il mondo turco, mi sta aiutando molto con i suoi video
in English, con English subtitles per capire bene quello che dicono i cantanti, e veramente mi sta dando una grossa mano nel capire il mondo della musica turca. Quindi mi raccomando ragazzi, andate a dare un'occhiata al suo canale, ve lo lascio in descrizione. Per questo video era tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti dall'Italia, ciao!